appunto Ivica Radic, che ha firmato i primi due punti della sua partita. Tra l'altro, prima di questa gara, una sola presenza, 6 minuti in campo per questo giocatore, che a Veroli è andato veramente alla grande. Attenzione, subito pronti via, 5-0 per Venezia. Completiamo il discorso che stavo facendo in precedenza su Radic, che ha iniziato la sua stagione italiana a gennaio con Veroli. Altra bomba di Goss, intanto già 2 su 2 da 3 per il Logan. Ovviamente lui è stato poco servito. Stavolta non va il tiro da 3 punti appunto di David Logan. Attenzione, Goss, una sentenza dalla linea di 6,75. Bene, atleticamente sono abbastanza vivi. Bisogna cercare di trovare una scintilla da qui all'inizio dei playoff, perché sennò chiaramente la situazione si metterebbe male. Ma oggi è la grande giornata di Venezia, questo 49-34 da Denver e a Toronto, un'intera stagione a Toronto, tra l'altro insomma non condita da una grandissima prova. Intanto contropiede per Venezia con Phil Goss, che insacca il suo 14° punto. Completiamo il discorso. Andiamo in sera all'hotel e ti manca questo. Questo è il pensiero. E beh, quando uno è un professionista, cerca di tenersi sempre in forma, di tenere ovviamente le mani, soprattutto la testa, sempre nella pallacanestro. Più 3, ancora Goss. Che canestro Phil Goss. Abbiamo già detto Venezia 18 punti in più rispetto allo scorso anno. Dinamo invece lo stesso percorso. Venezia seconda in classifica, si gioca questa seconda posizione. Goss decide che è il momento di suonare la carica, perché la Dinamo sta scappando. Arriva a quota 20 con 6 su 8. Assolutamente libertà mentale di poter, con tanta fiducia, la Dinamo purtroppo va nel tunnel. 2 su 2 di Phil Goss, diventano 20. Invece c'è ancora un po' di vita per Venezia, meno 7-1 e 34 a giocare. Stone che va al tiro, non trova via il canestro. Invece dopo il contatto alla fine Goss, 24.